L'area marina costituenda di Capri è contigua a quelle di Punta della Campanella. Ora, per una serie di semplici principi biologici, le aree marine rendono di più quanto più interconnettono all'interno di un ecosistema più punti. Che significa questo? Una cosa è fare due aree marine protette con X di superficie, che però non sono collegate, altra cosa è avere la stessa superficie però che è collegata, perché si innesta in natura, il cosiddetto effetto di massa critica, per cui ad un certo punto la quantità dell'intervento genera degli effetti che non genererebbe se la stessa quantità fosse segmentata, spezzettata. Praticamente se noi riuscissimo a convincere il Ministero a fare un braccio di collegamento, prevedere un'area anche non tanto estesa, ma di collegamento tra le due aree, gli effetti dal punto di vista biologico sarebbero moltiplicatori, sia per la possibilità di creare una zona di continuità in cui tentativi di ripiantumazione, di ripiantagione della posidonia potrebbero avere un qualche esito più favorevole, sia perché si dà a tutta la fauna marina, sia quindi alla fauna non soltanto a pesci e cetacei, ma anche alla fauna più, diciamo, nella catena alimentare, più alla base, un'area di ristoro, di riposo e di riproduzione estremamente più efficace. Quindi la città metropolitana terrà aperto in tal senso il dialogo con il Ministero dell'Ambiente, ma quanto importante anche il dialogo con i sindaci dei comuni isolani. Sì, io mi permisi all'epoca di sollecitare i sindaci ad un incontro, ad una presa di posizione comune. La cosa non è avvenuta, però non è un problema. Il dialogo resta sempre aperto. Noi come istituzione metropolitana siamo a disposizione anche per la ricerca di fondi. Proprio il 18 noi avremo la firma di una convenzione con 10 aree protette, a cui abbiamo destinato circa 1 milione di fondi, proprio per le loro esigenze di messa in sicurezza e di fortificazione delle infrastrutture verdi. E intendiamo proseguire su questa strada. Noi interessa molto che le aree protette nella regione, nell'area metropolitana, e sono ben 15, quindi questa sarebbe la sedicesima, possano fare un sistema coerente, una rete in cui non soltanto dal punto di vista amministrativo, ma dal punto di vista proprio delle esigenze della biodiversità, quindi tutto quello che è il mondo della biologia, della botanica e anche della zoologia, possano essere guidate in maniera coerente e soprattutto coordinata anche con la ricerca universitaria, con la ricerca dell'Enea e con la ricerca del CNR.